Ancora sul campionato 2005-2006, il terzo blocco, i risultati delle giornate dalla numero 17 alla numero 23. Ben ritrovate, care amiche, ben ritrovati, cari amici. Continua il nostro viaggio nel campionato 2005-2006. Partiamo subito ricordando i risultati della giornata numero 17, che si apre con Ascoli Treviso 1-0, Fiorentina Palermo 1-0, Parma Cagliari 1-0 con un rigore sbagliato dal Parma, con Simplicio, Inter Empoli 4-1, Juventus Siena 2-0, Livorno Milan 0-3, Roma Chievo Verona 4-0, Lecce Lazio 0-0, Udinese Sampdoria 1-1 e Messina Reggina 1-1. Andiamo adesso a ricordare la giornata numero 18, la penultima di andata, che si apre con Lazio Ascoli 4-1, Chievo Verona Lecce 3-1, Cagliari Udinese 2-1, Empoli Messina 1-3, Reggina Fiorentina 1-1, Milan Parma 4-3, Palermo Juventus 1-2, Siena Inter 0-0, Treviso Roma 0-1 e Sampdoria Livorno 0-2. Ultima giornata di andata. Ascoli Empoli 3-1, Fiorentina Chievo Verona 2-1, Inter Cagliari 3-2, Juventus Reggina 1-0, Lecce Sampdoria 0-3, Messina Palermo 0-0, Parma Lazio 1-1, Roma Milan 1-0, Udinese Treviso 2-2 e Livorno Siena 2-2. Girone di ritorno. Prima giornata, che fu turno infrasettimanale, e si apre con Cagliari Siena 1-0, Milan Ascoli 1-0, abbiamo Messina Lazio 1-1, Empoli Udinese 1-1, Chievo Verona Juventus 1-1, Treviso Inter 0-1, Sampdoria Fiorentina 3-1, Roma Reggina 3-1. Abbiamo poi Lecce-Livorno 0-0 con un rigore sbagliato da Lecce con Vucinic e un rigore sbagliato da Livorno con Lucarelli. Palermo-Parma 4-2. E andiamo adesso a ricordare la seconda giornata di ritorno, che si apre con Ascoli-Lecce 2-0, Lazio-Cagliari 1-1, Fiorentina-Messina 2-0, Siena-Milan 0-3. Livorno-Treviso 1-1, Juventus-Empoli 2-1, Udinese-Roma 1-4, Parma-Chievo-Verona 2-1 con l'espulsione del portiere del Chievo Fontana e Reggina-Sampdoria 2-1 e Inter-Palermo 3-0. La terza giornata di ritorno che si apre con Messina-Cagliari 1-0. Treviso Lazio 0-1, Lecce Inter 0-2, Ascoli Juventus 1-3, abbiamo poi Milan Sampdoria 1-1, abbiamo Chievo Verona Reggina 4-0, abbiamo poi Udinese Fiorentina 1-1, abbiamo Roma Livorno 3-0. Empoli Parma 1-2 e Palermo Siena 1-3. E andiamo adesso a ricordare la giornata numero 23. La giornata numero 23 che si apre con Cagliari Empoli 4-1, Inter Chievo Verona 1-0, Siena Ascoli 1-1, Fiorentina Lecce 1-0, Lazio Milan 0-0, Juventus Udinese 1-0 con l'espulsione di Muntari, Sampdoria Treviso 1-1, Livorno Messina 2-2, Reggina Palermo 2-2, abbiamo poi Parma Roma 0-3 e praticamente le abbiamo dette tutte. Abbiamo quindi ricordato i risultati della giornata numero 17 alla giornata numero 23. Io vi do appuntamento, cari amiche e cari amici, al prossimo video dove andremo a ricordare il quarto blocco del campionato 2005-2006. Venitemi a trovare sul mio canale YouTube, iscrivetevi, condividete i video.
e li trovate anche sui miei profili social. Anche lì condividete e commentate. Un abbraccio, ciao!